partiti da Cona, fiori bianchi e tanti messaggi. A Padova l'ultimo saluto a Sandrine, la giovane ivoriana morta all'interno del lab. Una delegazione di Forza Italia ha visitato oggi la base di Bagnoli, all'interno 850 migranti. Gardini attacca il governo, qui ha fallito. Il presidente di Banca Etica, Fabio Salviato, si candida a sindaco e apre al dialogo con il Movimento 5 Stelle. Potrebbe essere lui il sostituto di Francesca Betto. Il Partito Democratico lancia la campagna di ascolto nei quartieri. Bitonci vi ha abbandonato, ma noi non vi lasceremo soli. Don Contin confessa le orge in canonica con 5 amanti. La regione invia gli ispettori nella sede di Casetta Michelino, la Onlus di cui il prete era presidente. Rapina in pieno giorno, sopralluoghi prima dei furti e un'estorsione. I carabinieri hanno sgominato una banda di sinti, in carcere un 36enne. Nessuna intenzione di smantellare il parco Colli dei parco dei Colli Ugani. Il consigliere regionale Berlato a Torreglia, dove avvia una petizione a sostegno della sua legge. Buonasera e ben ritrovati con l'informazione di TG Padova. In apertura le immagini del funerale di Sandrine, la profuga morta all'interno del lab di Conetta. Oggi l'addio in una chiesa a Padova. I vigili bloccano il traffico, mesto e lento attraverso il centro di Padova il piccolo corteo funebre che scorta il corpo di Sandrine, la giovane ivoriana morta il 2 gennaio nella ex base militare di Conetta. Da lì sono partiti gli amici di Sandrine che arrivano con un pulmino e un pullman. Uomini, giovani, i volti tristi di chi saluta per sempre una compagna. La bara coperta di fiori ad accoglierla sulle porte della chiesa cristiana evangelica metodista di Corso Milano, la pastora Ulrike Jordan. Una cerimonia sobria, quasi spoglia, a celebrare il rito la pastora che invoca l'aiuto di Dio per Sandrine e per chi resta. La pastora ripercorre la sua storia. In Costa d'Avorio Sandrine e il marito hanno lasciato un figlio di 9 anni. Sono partiti nel 2015 e da fine agosto sono in Italia. Un viaggio della speranza finito in tragedia. Una ragazza combattiva e obiettiva, sempre sorridente, coraggiosa indipendentemente dalla situazione, ambiziosa e molto socievole. Gentile e disponibile, la ricorda così la pastora tratteggiandone un piccolo ritratto. Era partita dalla Costa d'Avorio con una valigia di sogni. La sua vita è finita in un bagno del campo di Conetta. Il corpo di Sandrine riposerà nel cimitero di Piove di Sacco. Dal lab di Conetta al lab di Bagnoli, perché questo pomeriggio una delegazione di Forza Italia ha visitato la struttura. Il problema è che in Europa fanno la netta distinzione tra migrazione legale. Un pomeriggio gelido, i cancelli della base di Bagnoli si aprono. Qui la delegazione di Forza Italia, capitanata dall'europarlamentare Elisabetta Gardini, entra per il sopralluogo nel lab padovano che attualmente ospita oltre 850 migranti. Una situazione che insieme a quella di Cona è osservata speciale. La visita agli alloggi dura un'ora e mezza. All'uscita Gardini condanna la gestione profughi del governo italiano e porta l'esempio dell'Europa. Fare una netta distinzione tra quelli che sono i rifugiati, quelli che scappano da situazioni veramente di pericolo per la loro incolumità, a quelli che sono persone che anche legittimamente cercano un miglioramento economico nella propria vita, ma che quindi non possono e non devono mettersi nei percorsi dell'immigrazione illegale, ma accedere ai percorsi di immigrazione legale. Su questo l'Europa vuole rafforzare e migliorare i percorsi di immigrazione legale, dove saranno i paesi europei a dire di chi hanno bisogno. Il governo italiano deve darsi una mossa, deve fare in modo che ci siano degli accordi perché non partano dall'Africa per arrivare in Italia, perché l'Italia non è in grado di accogliere tutta questa gente. Al sopralluogo hanno preso parte anche i sindaci di Agna e Bagnoli. Da mesi, dopo le rivolte di ottobre e quelle più recenti della vicina Conetta, chiedono che i numeri vengano alleggeriti. Gli altri vanno gestiti in altra maniera, ma non concentrato, non con campi di concentramento come questi di Bagnoli, che non è accoglienza, non è gestione di migranti. E al tema dei profughi è dedicato anche il quesito del TG Linea Aperta di questa settimana. Lavoro ai migranti, continuate a dire la vostra inviando un sms al numero che state vedendo in sovraimpressione o scrivendo una mail a padova@reteveneta.it. E siamo alla politica, verso le elezioni comunali a Padova. In campo scende Fabio Salviato, fondatore di Padova 2020, coalizione civica che nel 2014 sfidò il Partito Democratico e la Lega. Cerco il dialogo con tutti, non è esclusa un'alleanza con il Movimento 5 Stelle.
Mai seduto in comune a Padova, ma certo il nome di Fabio Salviato è ben noto alla politica della città. Dopo aver sostenuto la corsa di Flavio Zanonato nel 2009 e fondato nel 2014 quella civica Padova 2020 che ha sfiorato la vittoria alle primarie del Partito Democratico, candidando poi Francesco Fiore a sindaco, Fabio Salviato, il fondatore di Banca Etica, ha deciso di provarci da solo, o meglio con la sua civica Padova e un tentativo di alleanza niente meno che con i 5 Stelle. 5 Stelle c'è un rapporto, c'è una relazione consolidata, io personalmente come tecnico, e quindi io mi auspico, come ho già dei riscontri, che anche i 5 Stelle, diciamo, in qualche maniera si relazionino con la nostra lista civica. Un rapporto consolidato, quello con i grillini, partito dall'offerta di un posto tecnico da assessore al bilancio a Parma dal sindaco Federico Pizzarotti, quando il primo cittadino era ancora nel movimento. Se a Parma Salviato ha lavorato come volontario, a Padova potrebbe nascere un laboratorio senza pari in Italia. Pizzarotti è fuori, però ci sono altri, diciamo, responsabili del Movimento 5 Stelle che ci hanno anche contattato e che diciamo, sono interessati perlomeno a parlare. Padova ha lanciato come città internazionale, pulita, verde e solidale nel disegno di Fabio Salviato e della sua Padova, pronta a importare buone pratiche già realizzate in Italia e in Europa dal manager della finanza etica, aperta al dialogo con quasi tutti per non ripetere gli errori che consegnarono la città a Massimo Bitonci quasi 3 anni fa. La cosa importante è che ci si possa parlare, quindi con il Partito Democratico si è aperta, insomma, chiaramente una consultazione, quindi ci si parla, ci si incontra, perché la cosa più importante è che è lavorare tutti insieme per il bene comune. Riparte dai padovani il Partito Democratico, che apre la campagna con l'ascolto nei quartieri della città abbandonati dall'amministrazione targata Massimo Bitonci. 60 incontri in tutti i quartieri di Padova per raccogliere la voce di quei cittadini abbandonati dall'amministrazione Bitonci, un'operazione necessaria. La campagna elettorale del Partito Democratico parte dall'ascolto con un fitto calendario di incontri, alla fine saranno una sessantina in tutta la città. Noi Padova è il nome del progetto, che ha l'obiettivo finale di costruire un programma partecipato per ridare alla città ruolo e opportunità sinora sfumate per colpa delle scelte fatte dall'ex sindaco Bitonci. Il primo appuntamento è il 26 gennaio nel quartiere Forcellini, cittadini al primo posto ma ancora incertezza sul nome del candidato. Abbiamo ancora un po' di attesa, perché ovviamente dobbiamo valutare le candidature che emergeranno. È inutile nascondere che c'è un'importante aspettativa intorno al nome di Sergio Giordani. Verificheremo se sarà disponibile. Sergio Giordani non ha ancora detto sì, ma il suo nome resta sul gradino più alto. E a Fabio Salviato, che scende in campo oggi, il PD rivolge un invito. Qualsiasi progetto che metteremo in campo sarebbe bene che comprendesse anche le competenze e l'intelligenza che sicuramente Fabio Salviato può mettere a disposizione. Braccia aperte a Salviato, ma non come sindaco. E tornando a Giordani, sul suo nome potrebbero convergere in molti sotto insegne civiche e non di partito, ma i democratici avvertono, la lista del PD non si tocca. E siamo alla cronaca, rapporti in canonica anche con uomini di colore confessati ai carabinieri. Don Andrea Contina, ex parroco di San Lazzaro a Padova, ha parlato ma ha rifiutato le accuse di violenza. Intanto dal Sud America il vescovo ha scritto ai fedeli. 5 donne, rapporti sessuali in canonica con uomini transessuali, avrebbe confessato tutto i carabinieri l'ex parroco di San Lazzaro, Don Andrea Contin, che i militari che lo interrogavano avrebbe negato rapporti violenti. Su di lui pende un'indagine per violenza privata e favoreggiamento della prostituzione, festini cui avrebbe partecipato anche il parroco di Carbonara, Don Roberto Cavazzana. La famiglia di quest'ultimo, che gestisce un locale sui Colli, preferisce non parlare. A Rovolon i parrocchiani lo difendono e sono in corso accertamenti sulla gestione di Casetta Michelino, il centro diurno per anziani di Ponte Vico d'Arzere, di cui Don Andrea Contina era presidente. Intanto da Brasile ed Ecuador, dove si trova in visita pastorale, affida una lunga lettera ai fedeli le prime parole sulla vicenda il vescovo di Padova, Claudio Cipolla. Vorrei chiedere perdono, questi fatti gettano un'ombra tenebrosa soprattutto sulla nostra chiesa, scrive e continua. Mentre i nostri giornali si gloriano di aver bucato lo schermo a livello internazionale, io mi vergogno, perché abbiamo guadagnato solamente la commissione
reazione di molti, l'ironia e la beffa di molti altri. Non tutti stanno capendo che è una ferita dolorosa per la nostra Chiesa e per la nostra società padovana. La lettera domenica sarà inviata a tutti i fedeli attraverso i bollettini parrocchiali. Per i due parroci, intanto, sono annunciati provvedimenti disciplinari. E l'assessore al sociale della Regione Veneto, Manuela Lanzarin, ha attivato il servizio ispettivo regionale per una verifica approfondita alla gestione dei contributi pubblici erogati al progetto Senes e alla casetta Michelino di Padova, le due realtà no profit create e amministrate da Don Andrea Contini, sacerdote padovano appunto sottoposto ad un'inchiesta. Ne ha dato notizia l'assessore pochi minuti fa. Dalle rilevazioni in nostro possesso, casetta Michelino ha sinora svolto un servizio sociale apprezzato dal territorio e molto richiesto dalle famiglie, ha precisato l'assessore. Tuttavia, in relazione alle notizie delle indagini, abbiamo disposto l'ispezione. Ancora la cronaca: sgominata una banda di predoni sinti, un arresto e due persone denunciate. Furti, rapine, estorsioni, una lunga lista di reati. I carabinieri hanno arrestato Samuel Cavassa, 36enne di origine sinti, residente a San Nazario nel Vicentino. Lo cercavano da luglio del 2016, quando aveva commesso una rapina in un'abitazione di un 81enne di Codevigo. Sorpreso dal figlio dell'anziano, non aveva esitato a minacciarlo di morte. Cavassa agiva sempre con la moglie e un complice appena 18enne, che sono stati denunciati. Questi soggetti arrivavano sugli obiettivi, abitazioni, autovetture, contando sull'assenza delle persone. Qualora le persone si fossero accorte della loro presenza, questi accampavano delle scuse di varia natura, come informazioni stradali o conoscenze di persone inventate, per cercare di eludere il controllo da parte delle vittime. Almeno 6 furti commessi tra il padovano, il vicentino, il trevigiano e il veneziano. In un caso, a Rovolone, il 36enne arrestato aveva tentato di estorcere denaro ad un commerciante di auto, fingendo l'acquisto di una vettura. Era arrivato addirittura a minacciare di bruciare il negozio se non gli fosse stata restituita la caparra. Una petizione popolare a sostegno della legge sulla riclassificazione delle aree nel parco Colli Euganei. Nessuna intenzione a smantellare il parco, lo ha detto oggi il consigliere regionale Berlato a Torreglia. 5 donne, rapporti sessuali in canonica con uomini transessuali, avrebbe confessato tutto ai carabinieri l'ex parroco di San Lazzaro, Don Andrea Contin, che i militari che lo interrogavano. C'è qualche problema con il servizio? Prima di mostrarvelo, andiamo a vedere le anticipazioni di Agricoltura Veneta. Buonasera a tutti, nella puntata di domani, domenica, di Agricoltura Veneta vi parleremo di verde, ortaggio tipico dell'inverno, di questi giorni di gelo in particolare, e ne parleremo con Beppino Bragato, un orticoltore di Scorsè in provincia di Venezia. Veramente un ortaggio invernale questa verde. Altro che invernale, ma guarda che temperatura rigida che c'è. Meno 6 gradi stanotte. Meno 6 gradi, sì. Ecco, come sono queste verde? Queste sono buonissime da mangiare. Adesso hanno preso anche poi il ghiaccio, meglio di così. Migliori quindi? Migliori, esatto. È una qualità particolare. È una qualità particolare, una vecchia qualità, insomma. È chiamata la verde il medico dei poveri, perché? Perché costa poco e si mangia e fa bene, soprattutto fa bene, esatto, tante proprietà nutritive, esatto, e salutari, esatto. Ecco, il gelo l'ha danneggiata la verza quest'anno? Questa varietà no, fino adesso no. Quindi adesso vediamo altre varietà che sono state danneggiate dal freddo. Altri servizi di questa puntata di Agricoltura Veneta: vi parleremo di latte del primo dell'anno, obbligatoria l'etichetta che indica il paese di origine e il paese dove viene lavorato. E a Cima d'Olmo, in provincia di Treviso, si sta lavorando per rilanciare l'asparago bianco ICP, un interessante convegno su come migliorare la coltivazione e su come valorizzarlo. E poi tante tante notizie. Appuntamento con Agricoltura Veneta domani e domenica. Allora andiamo a Torreglia e sentiamo le parole del consigliere regionale Berlato. Il parco dei Colli Euganei non si tocca. Obiettivo della legge approvata a fine anno dal Parlamentino di Palazzo Ferrofini è quello di difendere i cittadini e le attività produttive dall'invasione dei cinghiali. Sceglie Torreglia, invitato dalle associazioni venatorie, il consigliere regionale Sergio Berlato, per dare il via alla raccolta firme a sostegno della legge 187-2016 che porta la sua firma. Non c'è nessuna intenzione di smantellare il parco, ma mantenendo salvo il perimetro del parco si provvede alla riclassificazione delle aree.
Non saranno calate dall'alto le aree che verranno considerate contigue al parco, dove per regolare la fauna selvatica sarà riaperta la caccia. La giunta Zaia ha 90 giorni di tempo per definire la cartografia d'intesa con l'ente parco e i sindaci della zona. La caccia serve a sostenere il parco, rincalza il consigliere regionale, ed è l'unico mezzo efficace per fronteggiare l'emergenza cinghiali. La caccia è una delle principali fonti di autofinanziamento delle aree protette. Qui nel nostro paese la fauna selvatica, anziché essere una risorsa, è un problema. Una cosa anacronistica. Tra 10 e 15 mila gli esemplari liberi di attaccare le coltivazioni, invadere le strade e causare danni all'uomo, ai terreni e alle colture. Anche stasera torna l'appuntamento con Focus, il talk show di Rete Veneta, ospiti in studio del direttore Luigi Bacialli. Ci saranno questa sera, a partire dalle 21.05, Federico Caner, Laura Puppato, Ivan Palasgo, Alberto Montagnier, Stefano Marrone e Paolo Pizzolato. Come sempre attendiamo anche i vostri messaggi da casa. TG Padova invece termina qui, grazie per averci seguito e vi lascio le previsioni del tempo. Buona serata. Prevediamo per domani e per dopodomani cielo in prevalenza sereno, non ci sono fenomeni, ma è il tempo buono in generale, quindi le non precipitazioni, addirittura ci possiamo spingere quasi fino a fine mese, se non a fine mese, quindi un tempo stabile che durerà ancora almeno una decina di giorni. I venti sono deboli con qualche rinforzo dai quadranti settentrionali, le temperature ecco 2-3 gradi anche sotto lo zero, sulle pianure interne, come minime domani, qualcosa di più per domenica e le massime dai 5-6 anche agli 8 gradi.